Ciao a tutti amici lettori della rete, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro. Sentirete in sottofondo abbai dei miei cani, lampi, frastuono, tuoni, fulmini e quant'altro, è perché fuori si sta scatenando l'ira degli dèi. Non so di quale calibro, di quale portata, però penso che scaricherà parecchia pioggia. Io comunque ho deciso di registrare questo video perché volevo annunciarvi innanzitutto e rendervi partecipi della mia gioia che ho terminato proprio poche ore fa la stesura di Everlasting, l'inganno di Orr. Ci sarà molto da limare, molto da perfezionare, però mi sono concentrata con maggiore dedizione rispetto alla stesura del primo libro e quindi questo spiega anche la mia assenza. Infatti manco su YouTube e sul blog da un bel po' di giorni, da parecchie settimane possiamo dire, perché l'ultimo post risale a qualche giorno fa, però l'ultimo video al 27 ottobre. È arrivato novembre e ha portato con sé le sue giornate uggiose che io spenderei, credetemi, tutte quante a leggere, a rintanarmi, guardarmi sotto le coperte, a sorseggiare una buonissima cioccolata calda, a ritemprarmi. Non ho un cammino, però al fuoco dell'ambiente domestico che espande una fiamma intima e intensa che basta a tutto, a tutte quelle mancanze, a quelle appressioni, a quelle stanchezze che prendono. Adesso sentirete un boato. Serve davvero poco a noi lettori per sentirci appagati. Il contenuto di questa puntata vuole anche essere un ragguaglio, un riassunto di quello che è stato il meglio del mese di ottobre, visto che all'inizio di ogni nuovo mese c'è l'usanza di pubblicare una carrellata di preferiti del mese appena trascorso, lo facciamo anche noi dell'ora del libro. Io ho individuato delle macro categorie, pressappoco tre, diciamo, anzi quattro: il libro preferito, l'acquisto preferito, il film o la serie TV preferita e la musica preferita. Allora, il libro preferito che ho letto nel mese di ottobre è stato senza dubbio Wolfheart di Alessia Coppola, un'edizione La Corte Editore, che è arrivato in libreria il 19 ottobre. Non vi parlerò in questa occasione della trama né vi farò una recensione dettagliata perché nei prossimi giorni ne farò uscire una dedicata esclusivamente a questo libro. Ho avuto anche il piacere di presentare Alessia alla libreria Mondadori di Brindisi. In rete troverete foto, non so se arriverà mai un video reportage dell'evento, io lo spero perché comunque vorrei che il ricordo non si cancellasse. Vorrei anche potervi coinvolgere in un qualche modo, anche se a distanza e anche se a posteriori, per trasmettervi le stesse emozioni, o quasi. Naturalmente non potranno riprodursi quelle che abbiamo vissuto dal vivo lì in quel momento, in quella serata, però per trasmettervi le stesse emozioni di quel giorno. Il film più bello che ho visto nel mese di ottobre è stato una novità. Il titolo è The Gifted, non mi ricordo la traduzione italiana, ma c'è una traduzione italiana. Nel cast è presente Chris Evans, amato uomo torcia, io lo ricordo così, ma anche Capitan America. Il protagonista è un uomo che ha a carico questa nipotina piccola che dovrebbe frequentare le scuole ordinarie, ma che dimostra una intelligenza, un'arguzia, un ingegno fuori dal comune. Infatti è abilissima nei calcoli matematici, ma per la sua età è anche troppo avanzata, è anche troppo in là. E la nonna, io non ricordo i nomi, ho delle difficoltà a ricordare i nomi dei protagonisti, però la nonna, quindi la mamma dello zio, proverà in tutti i modi, anche attraverso vie legali, quindi attraverso un processo vero e proprio, a togliere la custodia della bambina a suo figlio per ottenerla e portarla a studiare nei maggiori centri per bambini prodigio, che sono delle università facoltosissime e costosissime, dove bambini talentuosi vengono affiancati da docenti adulti, da esperti adulti, che favoriscono e incrementano il genio. Non vi troverete dei contenuti maestosi, dei contenuti eclatanti, però proprio per questa sua semplicità arriva a commuovere, arriva ad essere forte, arriva ad essere
vero e quindi a piacere. E sinceramente a noi ha fatto trascorrere quell'oretta e qualcosa, quasi 2 ore, davvero in maniera deliziosa. Come serie TV invece, attualmente stiamo concludendo Breaking Bad, perché oramai stiamo concludendo al plurale io e Fabio, perché oramai siamo stati avvinti, stregati da Walter White e tutta la sua famiglia, da Gustavo Fring e Jesse Pinkman, tutti i personaggi che fanno parte di questa serie di successo, che secondo me non vanta una grande esperienza nell'ambito delle serie TV, perché è un campo in cui mi sto addestrando soltanto di recente, soltanto negli ultimi anni, e quindi ho ancora molto da recuperare per poter fare un confronto critico. Però posso dire che rispetto a tutto quello che ho visto, Breaking Bad mi ha davvero sorpreso. Non avrei mai immaginato di poter rimanere così attratta dalla trama e così conquistata dall'evoluzione dei personaggi, dalla serietà, della loro psicologia, del loro ruolo, della loro funzione e della loro crescita e decrescita, perché ci sono personaggi che subiscono una progressione e ci sono personaggi che invece tornano indietro, quindi diventano, magari si sbiadiscono e diventano più futili, diventano più marginali, non nel senso di meno importanti, ma proprio a livello caratteriale, a livello psicologico, per tutte quelle meccaniche psicologiche che si innescano. E invece Breaking Bad ha saputo vincere questa scommessa e ha catturato completamente la mia attenzione, tutta quanta la mia attenzione. A quanto pare esiste anche una teoria che è potente e superba quanto la serie in sé, che vuole Breaking Bad come serie antecedente, quindi prequel, a The Walking Dead. Ora datemi un cenno affermativo oppure dissentite se non dovesse essere così, se dovessi aver capito male, però non sarebbe così malvagia l'idea. Andremo a vedere The Walking Dead e rintracceremo, scopriremo tutti i dettagli che collegano le due serie, sicuro, poco ma sicuro. L'acquisto più bello del mese di ottobre è stato sicuramente Pennywise in versione Funko Pop, non c'è bisogno di dire altro perché ve l'ho già presentato in un'altra occasione, in una precedente occasione. Lui è diventato la mia mascotte, cioè basta guardarlo, rimirarlo e mi infonde un tale ardimento, un tale coraggio in tutto ciò che faccio, in tutto ciò che penso, malgrado il suo faccino un po' crepato e un po' anche sinistro, che è rincuorante più di tutta la cioccolata del mondo. Per finire, la canzone che ho ascoltato di più nel mese di ottobre, ho scoperto il nuovo singolo di Jessie J, che si intitola Not My Ex, ed è stata una delle canzoni che ho ascoltato di più, che ha fatto da colonna sonora per il mese per il mese di ottobre. Jessie J è una cantante che ammiro per la versatilità vocale, anche per l'estensione poderosa delle sue corde e soprattutto per quel vibrato che caratterizza tantissimo il suo registro e che quindi la rende un'artista originale, un'artista diversa, differente dagli altri. Bene amici, la puntata termina qui. Volevo essere veloce anche per concludere con un comunicato. Abbiamo deciso che per il mese di novembre leggeremo insieme Origin di Dan Brown, una edizione Mondadori, anche questa arrivata da poco nelle nostre librerie, forse proprio all'inizio del mese di ottobre. Siccome è importante organizzare il calendario, quindi scandire le varie tappe, i vari incontri per capire quando incontrarci, dove incontrarci, quante pagine leggere, come suddividere il romanzo perché sia più godibile anche, non risulti pesante, allora vi chiederei di lasciarmi un commento, anche se voleste aggiungervi alla cerchia dei partecipanti già attivi che hanno aderito all'iniziativa, perché c'è sempre posto, c'è sempre tempo, e visto che non abbiamo ancora iniziato, e snocciolate pure i vostri suggerimenti. Preferite che gli incontri si attuino su Facebook, oppure su YouTube, oppure su Instagram? Troviamo un punto di raccordo in modo che tutti possano essere contenti e quindi vivere l'esperimento della lettura collettiva nel modo più sereno possibile. Io aspetto i vostri suggerimenti, ripeto. Pertanto, restate connessi, io vi auguro come sempre di fare mille strabilianti letture, ci vediamo alla prossima. Dalla vostra Anita Book è tutto, ciao ciao amici, ciao ciao!